Dante Alighieri avrebbe copiato, che cosa avrebbe copiato? Avrebbe copiato la Divina Commedia. Io non avrebbe mai pensato, io non avrebbe, non avria, non avrei, non avrebbe, non avrei mai pensato che il sommo poeta avrebbe copiato. Non avrei mai pensato io che il sommo poeta avrebbe copiato. E adesso c'è una pregiata tesi di laurea che documenta che Dante Alighieri non solo si è ispirato ad un'opera precedente, ma l'ha pure scopiazzata, un po' come ha fatto Roberto Saviano con Gomorra. Roberto Saviano, per aver copiato, è stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio, in tutti e tre i gradi di giudizio. Poi lo stesso Roberto Saviano ha dovuto ammetterlo: sì, ho copiato poco, ma ho copiato. E adesso come la mettiamo con Dante Alighieri? Ah, io devo dirvi subito che a me Dante Alighieri non mi è mai piaciuto tanto, devo dire la verità, non mi è mai piaciuto tanto Dante Alighieri, capito? Mai, 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 mai. Io la penso un po' come il grande Friedrich Nietzsche, che di Dante Alighieri scrisse. Friedrich Nietzsche di Dante Alighieri scrisse la iena che scrive poesie sulle tombe. Non mi è mai piaciuto Dante Alighieri, ma manco Hitler avrebbe scritto l'inferno con tutte le pene infernali, ma manco il povero Hitler, il povero Führer. Beh, insomma, allora io qua nel riassunto di questo video vi metto il link di tutta una tesi di laurea, di tutta una tesi di laurea che vi documenta, amici miei, che Dante Alighieri, sommo poeta Dante Alighieri, non solo si è ispirato a una precedente opera islamica, ma era un po' scopiazzata. Poi, dopo che avete letto la tesi di laurea che io vi metto come link di riassunto di questo video, tiratele voi le vostre pregiate conclusioni. E io intanto vi dico, carissimi amici miei, voi prendete questo video, questo pregiato video, infiocchettatelo bene, e mandatelo alla società Dante Alighieri. Sapete che esiste in Italia la società Dante Alighieri? E vediamo cosa dice la società Dante Alighieri quando viene a sapere che c'è una pregiata tesi di laurea che documenta che Dante Alighieri non solo si è ispirato a un'opera precedente, ma l'ha pure scopiazzata qua e là, un po' qua, un po' là, come ha fatto Roberto Saviano. Capito, cari amici? Io sono tanto contento, nel sapere che il sommo poeta Dante Alighieri ha scopiazzato un po' qua, un po' là. Sono tanto contento perché Dante Alighieri non mi è mai piaciuto, mai, mai, mai. Basta vedere anche le sue immagini, ha un volto malvagio, proprio come diceva Friedrich Nietzsche di Dante, la iena che scrive poesie sulle tombe. La iena che scrive poesie. Io quanto sono contento. Bravo, bravo, caro amico. Io la tua tesi di laurea te la faccio navigare sulle acque del grande web. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.